Gennaio 1807. Da qualche mese gran parte della Polonia è stata liberata dal giogo dei prussiani vinti da Napoleone a Jena. L'imperatore, che dopo un giro di ispezione torna al suo quartier generale, decide di fermarsi a Helm, una cittadina dove si trova la guarnigione, e di passare la notte al castello di Kempelen. Il barone di Kempelen, un geniale inventore morto nel 1804, era diventato celebre per i suoi automi, unici nel genere, che aveva concepito e realizzato lui stesso. Tutte queste meraviglie erano state ricomprate dall'ingegner Maelzel, inventore del metronomo. Fu quindi Maelzel che fece visitare il laboratorio del barone a Napoleone.